Ma penso che un argomento giusto, diciamo, nel senso di un collegamento tra una mia identità più conosciuta in giro e anche su internet e l'attività nella globalità dei linguaggi con Stefania Guaranesi, che ho dagli anni Ottanta, è vedere la globalità dei linguaggi in relazione al DAMS, in cui ho insegnato a Bologna più di 20 anni. Con l'amico e anche un po' mentore Umberto Eco. Il progetto della globalità dei linguaggi era, dicevo, in un certo senso opposto a quello del DAMS, nel senso che non parte dalle discipline, arti, artistiche costituite così come sono, con i loro paradigmi e realizzazioni, ma parte invece da potenziali umani da sviluppare, potenziali espressivi e comunicativi. Da sviluppare e cercare di far sviluppare insieme, nel senso che chi si esprime, chi comunica è la persona. Quindi i potenziali espressivi comunicativi umani sono ben prima delle articolazioni strutturate in linguaggi speciali come le arti. Hanno delle strutturazioni organiche, psico-organiche, nel senso che uno stato emotivo si può esprimere in tanti modi. Sia modi separati sia anche insieme. E l'aspetto terapeutico di questo approccio è appunto la possibilità di sollecitare l'esercizio di questi potenziali dappertutto dove è difficile e sembra impossibile. Ma impossibile del tutto non lo è. Persino nel coma si riesce a realizzare con delle buone sollecitazioni delle espressioni e comunicazioni. Certo, questo significa che per noi innanzitutto non c'è nessuna priorità tra le espressioni artistiche, e che un'eventuale priorità emerge soltanto in attività pedagogico-terapeutiche, quando un aiutante, diciamo un operatore, un animatore, un terapeuta, capta dei potenziali più pronti all'espressione di altri in quel momento o nella cultura.
cultura di questa persona, la cultura, la storia della persona. Ecco, quindi il mio passaggio dal DAMS alla globalità dei linguaggi è un passaggio da due orizzonti culturali che in fondo hanno qualcosa in comune, anzi che hanno un fondo comune, ma poi dopo una articolazione molto differenziata. Poi approfondita, questo il termine mi sembra corretto, nella visione dei potenziali umani, potenziali espressivi comunicativi umani, elaborata da Stefania Guaralisi. Direi che questo è stato il punto d'incontro fondamentale, il valore culturale, etico e politico anche, cioè la valorizzazione dei potenziali di tutti. Controllate, vediamo se corrisponde alla rappresentazione che fareste voi. Provate a descriverlo anche con le parole. Cosa sta facendo? Una specie di fascia? Con delle linee che si muovono dentro? Vi va bene un movimento così ampio? Sì? Movimento ampio? Qualcuno ha qualche altra idea? Può venire? Ah, questa è una tecnica diversa. Vediamo un po' se è una tecnica diversa per dire la stessa esperienza, cioè un modo diverso di tradurre qualche cosa di comune, o se invece con dei segni diversi traduce delle esperienze diverse. Cioè, hai sentito i suoni così in forma puntilistica, diciamo così? No, l'ho sentito i fluidi. Una specie di pullulare di suoni all'interno di una... No, fluidi. Fluidi, non compatti. Ah, ecco, allora questo tipo di rappresentazione esprime questa percezione. Fluido, non completamente omogeneo. Ecco, invece questo è molto... Allora, questo rappresenta una discontinuità nel suono, evidentemente, cioè c'è qualche cosa che non è sempre costante. E questo invece sottolinea di più la continuità. Vi sembrano soddisfacenti? Tu vorresti fare un altro? Bene. C'è sempre l'idea dell'onda. Anzitutto, c'è sempre l'idea di un suono continuo, giusto? C'è un evento continuo. Lineare, cioè che mantiene sempre una specie di linea dell'orizzonte, con variabili però, una specie di asse. Avanti, avanti. Finito così? Ah, non vi pare che questo era già incluso un po' in questo tipo di rappresentazione? Cioè questa dice di più di questa? Cioè io, questo qui, rappresentato, cioè come una percezione di gente che però che cammina leggermente, come se volassero, cioè... Magnifico, prova a farlo. Metti giù il pennarello e prova a fare la processione. Come cammina questa gente? Che tipo di movimento fisico? Come se... Sì, non parlare, fai solo la... Proviamo a recuperare le prime interpretazioni che abbiamo fatto. Allora, qualcuno ha parlato di ultraterreno, poi religioso, chiese, monaci, viaggio nell'aldilà o qualcosa del genere. Avete presente?
se non riferisco bene, correggetemi, è chiaro? Proviamo a collegare questa interpretazione, che è risultata molto costante, molto comune. Forse vi sorprende. Siete sorpresi di trovare che diversi di voi hanno fatto le stesse... Non siete sorpresi. C'è qualcosa di costante, cioè c'è un denominatore comune molto, molto, molto consistente, molto forte. Proviamo a collegare questa interpretazione del religioso con questa grafizzazione e con questa gestualizzazione. Che tipo di movimento? Processione, chiaro, processione, siamo dentro nel religioso. E perché questo movimento, e non per esempio un movimento così? Perché io ho visto come che questa processione si avviasse, cioè in una strada, cioè verso l'infinito, non sapendo cosa trovare, cioè davanti a loro si trovano il buio, il vuoto, allora camminano lenti, come se non toccassero per terra il vierno. Bene, mi pare che l'idea dell'ultraterreno viene da questo fatto di avere delle strutture molto indeterminate, nello stesso tempo anche di un'estrema staticità, come il movimento processionale rappresenta. Staticità anche questo tipo di grafizzazione fa restare sempre all'interno di un certo comportamento di fascia. Noi abbiamo cercato di reagire alla musica, abbiamo cercato di descrivere in che modo l'oggetto sonoro, l'evento sonoro, è alla radice delle nostre impressioni, dei nostri discorsi. Anche qui vi faccio ancora la domanda. Vi pare insomma che bisogna studiare composizione, studiare le tecniche musicali particolari per rendersi conto di... per fare un discorso sensato, per dare un'interpretazione ragionevole di questa musica. Tu prima avevi detto che l'hai sentita nel film Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio. Era usata correttamente, dicevi? Sì, mi è sembrata abbastanza bene. Cioè, la musica esprimeva quelle immagini. Esprimeva l'immagine o esprimeva la situazione? La situazione di preistoria dell'uomo. Preistoria e anche futurologia, tra la preistoria e l'estremo futuro. Quindi fuori dalla realtà, qualcosa andava bene per questo. Non è che andava bene per una musica di scimmie, è una musica di scimmie? Ma no, è una musica misteriosa. È una musica misteriosa, quindi andava bene per questo. Comunque, il titolo che l'autore ha dato, che poi si riferisce anche alle parole che questo coro, questa specie di coro, canta, è Lux Eterna, due parole latine che sono abbastanza facili da capire per tutti, luce eterna, e Lux Eterna è l'inizio di un testo di preghiera della liturgia cattolica in latino, che significa eterno riposo. Eterno riposo. Ora, il compositore e poi anche quelli che analizzano questa musica, gli addetti ai lavori, dicono che questa idea dell'eterno riposo, quindi di questo concetto religioso, non è solamente nelle parole, ma è anche proprio nella tecnica musicale stessa. Ora mi pare che questa idea della Lux Eterna vi è arrivata, voi anzi l'avete prodotta, senza conoscere minimamente le parole di questo testo, che tra l'altro sono in latino e sono elaborati in una maniera tale da essere completamente irriconoscibili, infatti non è possibile all'ascolto ricavarlo, ma voi le avete ricavate soprattutto dalla tecnica di composizione, dalla maniera come è costruito questo pezzo, non è così? Bene, la conclusione che dovreste tirare è che la vostra competenza sulla musica, e su una musica anche contemporanea e moderna, vi permette di produrre senso, produrre cultura sugli oggetti sonori.
altro degli argomenti fondamentali che asserisce la musica arterapia nella globalità dei linguaggi è la musicalità connaturata al corpo stesso e alle memorie del corpo dell'essere umano e che permette di capire il concetto di competenza musicale comune promulgato da Gino Stefani, perché ciascun uomo ha avuto la prima educazione al ritmo, come direbbe Franco Fornari, e anche l'educazione, io dico a tutti quelli che sono i parametri musicali, spazio, tempo, intensità, intonazioni, glissando, nell'emotono fono, vissuto dentro il grembo materno, sarebbe a dire in una cassa di risonanza, da una cassa di risonanza a sua volta che il bambino stesso in conformazione. Conformazione vuol dire plasmato direttamente dalle vibrazioni emotoniche, emos è sangue, dalla voce del sangue, dalle emossezioni appunto, che sono le variazioni del ritmo cardiaco, quindi delle sfumature, degli armonici e del liquido amniotico, secondo i vissuti umorali della madre, quindi vissuti anche biochimici. Quindi questa natura della musicalità umana così profondamente viscerale, nel senso che tocca la musica quando prende, si dice in gergo, tocca le trippe, le parti che corrispondono a questo primo rapporto in questa parte del corpo così sensibile al sound, secondo il corpo tripartito nella globalità dei linguaggi. Quindi un uomo armonico, un uomo che cerca l'armonia rivivendo attraverso il desiderio del placet dell'Eden perduto, quindi di questa nostalgia implicita nell'aver avuto la gestazione come il momento di grazia, come Eden dei sensi, in quella che è la memoria della pelle, sarebbe a dire di ciò che dall'interno si rivolge all'esterno, quindi tutta la nostra parte più traspersonale ha a che fare con il musicale, e questo è anche il potere del suono sull'uomo, quindi la capacità di soggiogare l'essere umano e trasportarlo attraverso l'immaginazione in mondi sinestesicamente evocati. Ma cos'è la sinestesia? È il permanere di quella intersensorialità affidata alla pelle. Quindi musica vissuta sulla pelle, corpo a corpo, e che per tutta la vita rimarrà la capacità di consonare con il mondo esterno, interiorizzandolo, quindi le radici anche di quello che umanamente chiamiamo linguaggio, che prima è prosodia e musica della parola sua dente, e quindi capace di veicolare emozione al di là della condivisione di senso per una sensibilità archetipica innata.